va in archivio anche la gara riservata alle storiche della creatura di Vincenzo Florio, una gara riservata alle storiche che ha regalato tanti colpi di scena. Alla fine hanno vinto Totò Riolo e Maurizio Marin, ma i protagonisti della gara insieme a loro erano stati anche Pierluigi Fullone e Sandro Failla, che hanno dovuto abbandonare a una prova speciale dal termine. Quindi piazza d'onore per Lucio Dazzanche e Lele De Luis, che hanno preceduto Musti e Granata. Altri protagonisti che purtroppo hanno dovuto abbandonare la compagnia prima che finissero le ostilità, sono stati Mannino e Giannone, che hanno occupato a lungo la terza posizione e che erano leader del terzo raggruppamento. Totò Riolo, vincere di fronte al proprio pubblico ha sempre un sapore diverso. Assolutamente sì, come sai per noi la targa è qualcosa di particolare, è intrinseco in noi, per cui non possiamo esimerci dall'esserci intanto, per cui ho fatto un calcolo così volante, siamo a 30 edizioni, per cui è veramente, veramente tanto. Lucio Dazzanche è un altro dei protagonisti di questa targa Florio per le auto storiche. Secondo, ma da voi si premiano i gruppi, e quello che è più importante è che hai vinto il secondo raggruppamento. Sì, dai, io punto sempre alla salute, nel senso che a me piace vincere o comunque combattere per la salute, quindi un secondo che vale tantissimo, quasi come una vittoria, e comunque sì, primo del secondo aggruppamento. In ottica campionato, non lo so se sarà importante o meno questo risultato. Comunque è stata veramente una gara che ci tenevo a far bene. Io tornavo dopo 3 anni vittorioso 3 anni fa, e qui sapevo fin dall'inizio che non era facile, quasi impossibile contro i piloti siciliani.